questo sia qualcosa, diciamo, di inutile. E quindi ben venga Sindaco con questa tua iniziativa, questa tua pensata, perché i primi anni sono qualche guaio te l'hanno creato, però oggettivamente la Regione è orgogliosa di questo. Non metterò mai l'urina questa lì, però non è un payoff della Regione. Grazie, buona visita a tutti e un ringraziamento. L'applauso, più che farlo a me, facciamolo agli espositori, perché con atto di eroismo sono venuti qui nelle prime edizioni, oggi magari è più facile arrivare qui, ma veramente grazie di cuore a tutti gli espositori. Gli artigiani, i mercanti di cui parlava il sindaco Brugnato, di cui siamo assolutamente fieri. Grazie al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, passo la parola al capo di Stato Maggiore della Marina Militare che ci ospita, l'ammiraglio di squadra Enrico Credentino. Buongiorno a tutti, anche per il merito portando, intanto per il saluto per le donne e degli uomini della Marina, al presidente del Senato, il senatore della Russa, che oggi con la sua presenza conferisce lustro e prestigio a questo evento, e saluto il vicepresidente del Consiglio, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, il senatore Salvini, che oggi è autorevole testimone di tutte le questioni legate alla marittimità e al mare. Saluto il presidente della Regione, il dottor Zaia, grazie per le belle parole, e tutte le autorità civili, militari e religiose della magistratura che già sono intervenute. Sindaco, un abbraccio fraterno della Marina a lei e all'Italia e a tutta la cittadinanza. Ci avete sempre accolto e continuate a farlo con grande amicizia, ci fate sentire a casa nostra. Io quando vengo a Venezia sento di essere a casa. I rapporti tra Venezia e la Marina Militare non sono sempre stati eccellenti, ma mai così buoni come in questo momento storico, in questi ultimi anni, grazie anche all'amicizia che ci lega. Lavoriamo benissimo insieme e abbiamo creduto in questo progetto salvo dall'inizio, lavorando fianco a fianco del comune, della cittadinanza, offrendo personale, logistica, supporto, aprendo l'arsenale. Del tondo non potrebbe essere così, saremo in auto in Venezia, la città marittima per eccellenza del mondo, e c'è il mare, la tranquillità, deve essere la Marina Militare, perché noi siamo una costa fondamentale del cluster marittimo nazionale. Consentiamo a tutti gli operatori di operare in sicurezza sotto la superficie, nel mare del mondo, mantenendo aperto le linee di comunicazione.